Crack. Leggendaria. Questa la vinci sicuro. Speriamo, grazie Stebonski, grazie del sedicesimo. Mucla senza Mac non mi fa impazzire, vai che cambia poco in realtà, perché c'hai tu le banane così come ce l'ha anche l'altro, gli altri, quindi... Però tu ne hai di più, quindi ovviamente sfrutti di più lo scudo. Krug, anche lui, cioè sono tutti eroi in realtà, che quale, cioè potete poi scegliere quello che vi piace di più, non credo che ci sia una differenza così abissale. Sette nuovi avversari, diamo inizio alle danze. Allora... Con di nuovo la spell dell'HP, sembra forte. Krug, tu dici, giusto? Sembra meglio questo di Cavalcalupi. Non so, piace di più, vi scala un po'. Ah, ho tolto di nuovo il cavallo Mac. Mi è andato alla taverna 5. Mi è andato alla taverna 5 il cavallo Mac. Nah, col 2 non prendevo danni. Prendevo danni se aveva l'1-1, per dire. Per impronosticabile. E ovviamente qui la coppia gasa, però allo stesso tempo non gasa il rimanere al 2. Cioè fare 3-3 più banana e poi dopo se non trovo la spera 2 mi suicido, perché sfanculo tutta la curva. Non è il massimo contro l'amo grigio. Ma per me si sale, amen. Infatti forse era meglio questo, proprio per questo motivo qua. In realtà 3-3 è forte, cazzo, cioè... Se non prendi la coppia che poi scagli con gli elementi, perché non dovresti prenderli? Non lo faccio, ma in realtà erano buoni. È che poi la curva sfasata. Allora poi ti esce sta roba e dici, vabbè, chi se ne frega. Faccio questi due qua. Ed è meglio così. Allora, se avessi preso il 2-1 qua, avrei preso comunque due danni. Anzi, ne avrei preso in realtà uno in più. Avrei preso in totale un danno in meno col 2-1 anziché il 3-3. Però abbiamo convertito in due pezzi che scommano tra di loro di taverna 2, quindi va bene. Ramo grigio non si batte. No, ramo grigio non si batteva mai. Cioè qua l'unico modo per pareggiare con ramo grigio era tipo avere un demone 1-1 che mangiava il 4-4 ed pareggiavo. Credo che tu abbia tutte le qualità per vincere. Non ho preso neanche il buff, che beffa. Prendo questo sicuramente. E probabilmente ci può stare il cavallo colupi adesso. Se no è Lazorol e si prega. Turne non ci credo. Lazorol. Sicuramente non Tony, grazie del secondo mese. Grazie. Cavalcolupi è un taunt che protegge, infatti. Penso di prendere questo. Cioè non è male della protezione con loro davanti. Lupo protegge. Potevi fare spell mangio su animali. Ok, infatti non è un messaggio che si fa riferimento a sta chat. Ok, a posto, a sta partita. Non ti seguivo, infatti. Cavaliere della morte si è congelata nella sua mano all'istante. Va bene così. Questa è la play. Abbiamo lui che ogni turno si prende 2 di salute. E questi qua che comunque sono tempo. Potremmo fare una piratini build. Nella direzione quando parli con Capitano Sghignotruce è quella. Però vediamo. Ovviamente. Perché è il modo più naturale che hai di andare a prendere poi quello che ti evoca i piratini. E poi dopo quello che dà attacco. È il modo più naturale questa partenza. Comunque è veramente punitivo con andare al 3 con questo eroe qua. Ci sai fare. Easy tier up. Ha senso fare lo chef? Un pirata a caso. E lo faccio sul musicista di strada. Così o mi dà la tripla. O mi dà canaglia. E questo parlo dei pezzi all'uno. Al 2 mi può dare un altro di questo. Quello che mi fa che mi sconta. Locanda. E al 3. È forte questo. Posto. Fatto il peggiore. Ma... Pur essendo il peggiore è comunque accettabile con la build che abbiamo. Cosa si prova a essere nato in Toscana e non a San Marino? Ho un umorismo decisamente migliore. Azz. Tu, Gabriele, dove sei nato? Pino, dov'è che mi invita? Ha invitato, vuole detto qualcosa sulla piadina, poi l'ho preso dal game. Rakes dice, ciao, tu non è il primo mese che ho deciso di cambiare il mio prime e darlo a te, mentre faccio i turni di notte, i tuoi voli mi tengo in compagnia, finalmente riesco a beccarti live. Grazie, Rakes. Rakes o Rakes? Rakes, penso sia la pronuncia corretta. Non la facciamo all'italiano.
Grazie mille della sub, grazie ancora. Scusa se ho messo un po' di ritardo, l'ho preso dal game. Ciao Alessio. Cerco il refresh, devi provare a non morire. Ancora si ci stava prima. Collana. Cioè tendenzialmente con canaglia e collana più che portafoglio. Però non so, magari non serve bene il portafoglio. So che poi oltre a fare portafoglio qua cosa facciamo? Risparmi livello e rollo. Vado a 12, ne spendo 7, mi rimane 5. Non sono convinto di sto portafoglio, mi sono fatto un po' convincere da... Io probabilmente avrei preso il piotto d'attacco davanti. Probabilmente avrei preso il piotto d'attacco davanti, sì. Assolda pure una di queste reclute. E poi trovare questa merda, giustamente, anche, aggiungerei. Buona battaglia. Perché abbiamo preso quel cazzo di portafoglio con una build piratini, ragazzi? Uno me lo spiega? Perché mi faccio convincere dallo stesso genio qua? Una battaglia estenuante. Mettiti in sesto e torna a combattere. Tripla. Mi devo fare al 5 però. Arriva la squadra d'abordaggio. Ah, che merda. Ragazzi, voglio tripla al 5. Copia. Però è una merda assurda. Poi, per il cleave, con 6 d'attacco in più. Prendiamo. Oh. Anch'io avrei scelto quello. Ci sei tagliato. Andiamo a prendere la falange. Togliere 3-2, 3-13 per la falange. Compa di lui, più 2 più 1 lui e un pirata. 4 più 2 a turno. No. Sì, più 8 su coppia carbone è un più 6 più 16, questo è stato forte. Però, non so. Cioè, magari si fa PM col portafoglio, tecnicamente. Magari è andata meglio così, senza forzarsi. Senza forzarsi alla piratini build, eh. Il portafoglio magari ci dà un pochettino di più possibilità. E la tripla alla fine è stata una delle... la più classica delle triple tempo. Ok, più 8. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Per me qua si clicca il tasto. E potrei fare il servizio del tè, però pompa alla fine... lui, uno di questi a caso e questo, quindi non è il massimo. Abbiamo un roll. Il roll non è che sia proprio bellissimo. Posso fare un discover pirata però. Allora, se facciamo la discover pirata devo vendere il 3-14 o il 3-2. Potrei vendere anche il 3-2. Allora, se faccio un discover pirata, cosa cerchiamo? Cerchiamo un pirata che ne evoca 3, forte con lui. Cerchiamo il pirata che dà attacco, forte con lui. Possiamo cercare il pirata che dà i piratini. Quello in realtà più che il pirata che d'attacco. Però ti direi che ci può stare. Anche perché qua abbiamo una combo pirate. Doppio cleave se no. Però il doppio cleave, gli posso prendere anche il doppio cleave. Prendiamo il doppio cleave, dai. Sposta, avere 9 attacco contro i besti 2 volte, dai, ci sta. Via lui. Non ci sei tagliato. No, non male. Però non so, forse era meglio la spell. Cioè, forse era meglio cercare un altro pirata piuttosto che un cleave. Il cleave comunque con 9 d'attacco è tempo. Vediamo. Vediamo. Stai andando bene. Ricorda per cleave buono. Raid un po' storto. Però alla fine è andata quasi meglio così perché...
Non ha evocato il secondo col Raptor. Ah, l'ho distrutto. Grazie al cliff top. Ciao Mariano, tutto bene? Te come stai? I tuoi servitori hanno davvero dato... Allora, questo mi tripla i pirati dorati, figata. Mi sembra solo di un copio di un pirata prendendolo dorato, Gaza. Non so se è la play, ma Gaza quello. Altrimenti è autrice di ballata che potenzia i cleave. Ottimo, una dice di ballata da turno, ottieni le tue autrici forniscono anche attacco e pompa il cleave. Però il barone qua, il barone vuol dire che posso fare la build piratini con più agilità. Quindi questo mi tripla lui, faccio un pezzo a 6 e finisce lì. Mi sono indebolito quasi nel farlo. È più forte ritratto. È più forte ritratto in realtà. Con i soldi extra del monile. È più forte ritratto. Allora coppia di coppia carbone. Questo che scala è comunque meglio di questo. Me ne starò qui a pescare tutto il giorno. Così. Fate un salto. Eccolo che arriva. Ma sarà bello quello. Vabbè. Hai buone possibilità di vincere. Beh dai. Devo aspettare, diciamo, a tirare il cannone, l'ho tirato subito. Potevo aspettare però a trovare un altro cannone e fare catene di cannoni, ma... Allora, secondo me si può fare la tripla. Non ci sei tagliato. Roccia. Ora sì che si ragiona. Rock spacca. Altra roccia. Abbiamo i soldi di portafoglio che fortunatamente a sto punto mi pare, viene da pensare che sia stata una bella giocata da prendere. Allora, se vendo copia carbone, sicuramente il secondo roccia va preso. Vendo la copia carbone e si taunta roccia. Ci metto altro, cioè se aspettassi a giocare l'altro roccia rock avremmo il vantaggio di averne uno pari, un attacco, uno vita. E si può fare in realtà. E mi tengo copia carbone un altro turno. E mi tengo copia carbone un altro turno. Niente, ci può stare. Vediamo il cavallo. Rollo. Quello ci sta, ma non lo comprerei a T10. Faccio solo questo. Secondo me non si prende neanche la... Cioè, secondo me bisogna trovare Bran, soprattutto, e Tethys. E il roller anche, questo 4 elemental. Questi li potrei dare qui per avere un po' di stazza in più. Uno si dà, l'altro si tiene. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Ah! Va bene, sono 7 danni, ci raccogliamo, dai. Il roller, nice. Beh, ora sicuramente gli fa saltare questi. Il 3-4 lo vogliamo, è un po' early anche per lui. Cioè, alla fine è accettabile, però...
Cioè, al momento non saprei per cosa metterlo. Cioè, dovrei togliere copia carbone. Però ci sta il fatto che baffi e poi baffa lui e si rolla. Ce l'ha preso comunque. Assalda pure una di queste reclute. Sono Notturno con le spine. Cioè, tolgo co la coppia carbone, ragazzi, no? Sì, per forza. Sì, la strega con bestie comunque non ci sta. Fetis. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Noccioline, adesso non sembra che tu possa ottenere un triplo. Ok, sì, tripla di roccia, non è con lo scudo, ma è comunque una tripla che si prende. Se uno è attacco e uno è salute, la tripla riparte d'attacco, in teoria. Quindi buono, buono. Poi se trovo la spe... Cioè, allora, sì, esatto, se trovo Bran, chi salta? Chi salta, però? Perché la Maga Guida è un pezzo che merita, visto che fa scalare. Però Bran deve entrare per forza, perché scomba troppo anche con il ritratto. Salta Amalgama. Se trova la spell che mangia il pescatore. Cioè, l'amalgama scala di più del pescatore, in teoria, no? Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Cioè, se prendono taverna 4, scalano con l'amalgama in 2. Se... Cioè, effettivamente che taverna 6 vado mai a comprare? Forse veramente salta l'amalgama. Tetis no, perché mi dà economy. Soldare una recluta finché puoi farlo. No, sì, goldo questo. Fai così perché voglio scudarlo. Assolda pure una di queste reclute. Anche a me non piaceva. Eccoti una Oh, moneta ma d'oro tutti con per il ste prestito. bestie? Sta prendendo un'altra anomaly, forse qui. Palle. Non voglio comprare Cyclone in realtà, merda. Azz, canalizzazione. E poi faccio questo per poi chiudere con... Ah, non vendo questo, vendo. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. No, no, no. E ora il passaggio Però va così. numero 19 Non ho della mia fretta di tirarla. schiera. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Vai, Madonna, il cleave cariato. 10 danni da solo, spettacolo. Mantieni la pressione.
soldare una recluta, finché puoi farlo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il distrutto. Noccioline, adesso no. Bella. Chissà quali segreti sveleremo. Una melodia d'amore. Noccioline, adesso no. Ok, posso mangiare. E rollo per il resto. Posso mangiare, oppure posso starmi neanche fermo in realtà. Cioè alla fine, ok, se mangio vado a mettere l'Aiza. Prima mangio questo, prima che toglie l'amalgama guida. Onesto. Onesto, ovviamente è buona questa armor, non lo so, ma questa era sicuramente forte. Poco tempo per chiudere qui. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. È gigante, senza scam non si batte mai. E non si batte mai, non lo so. Credo di no, però ci proviamo. La battaglia infuria là fuori. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Un prezzo. Bello caotico. Quello farà un bel po' di danno. Assolda pure una di queste reclute. Quello farà un bel po' di danno. Capitoni, niente. Lascia due gold. Cos'è questo marchingegno maledetto? Si adora. Nessuno può disturbare la mia timone. Me lo piglio io. Oh oh, stai facendo carriera. Che fa male vendere sto tizio, però è più grosso di amalgama. Ma quanto sei lento! Bel colpo gli ho fatto. Cazzo, questo è un problema, che si attivi il pesce con Maca, però che culo. Mamma mia, che quanto carica.
Allora, sommiamo conto di questo. Questo ha bisogno di un eroe dietro e di un cleave non primo. Cazzo, è già finito il tempo. Soldare una recluta finché puoi farlo. Questo è un piccolo cieco. È bello Bran, cazzo, però è l'ultimo fight. Ma quanto sei lento. Sembra che tu possa ottenere una tripla. Beh, stai davvero creando una grande armata. Anch'io avrei scelto quello. Qui a pescare tutto. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. No, ho sbagliato target, cazzo. Sono fottuto. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Stai andando bene. Va bene, ci siamo abbastanza. Però devo mettere questo qua al posto di Bran, probabilmente. No, è brutto terreno. Che sfiga assurda! Ma questo è un bel colpo però. Ok. Prima fase abbiamo vinto. Allora, che fatica però. Ci alterà. Non so neanche che cazzo fa saltare. Il roller? Il roller. O Tetis. Tetis. Ehi, stai davvero creando una grande armata? Ehi, stai davvero creando una grande armata? Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Che merda. Ok, allora... forte, ma combatterà con onore. Quello farà un bel po' di danni. Meglio soldare una regola finché puoi farlo. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Mi piace il tuo modo di pensare. Nessuno può disturbare la mia dimora. Boh, sembra forte così. Oh, sto spell maledetto. Bello. I due eroi chiudono. Uff. Alla fine prende i soldi, è stata la giocata giusta. Non possiamo dire nulla qua alla chat. Si è rivelata la scelta corretta per come si è evoluto il game. Sta spostato molto di più che un auto d'attacco a sinistra. Bella bella. E giustamente Focchi ce lo fa notare, ovviamente. Non vedeva l'ora di scriverlo. In realtà no. No, aspetta. Alla fine...
portafoglio non è stato così brutto, eh. E c'era quel messaggio lì, proprio ce l'aveva, l'ha scritto, poi l'ha tagliato e ha aspettato alla fine del game per vedere se finiva che facevo primo o secondo, incola invio. Se no, vabbè. Sono dire, vai, sei tu quello che gioca. Io l'ho messo un po' come idea, ma se facevi 8 attacco magari non facevi quarto posto.